Salve ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi con questo video siamo in compagnia di Dario che ci accompagnerà in una breve escursione con la quale inaugureremo una nuova playlist dedicata ai luoghi più reconditi dell'Abruzzo, luoghi un po' anche nascosti, che lui ci aiuterà a conoscere un po' meglio. Oggi quindi andremo a vedere l'eremo di San Marco, giusto Dario? Esatto. Andremo a vedere l'eremo di San Marco e durante il tragitto però incontreremo anche altre cose particolari, giusto? Hai detto benissimo. Innanzitutto volevo dire che Marcello, per me è un piacere dare inizio a questa nuova Grazie Dario, grazie. avventura, a questa nuova playlist dedicata ai luoghi ovviamente conosciuti e sconosciuti del nostro territorio, che purtroppo Certo, non vengono serve anche per valorizzarlo un po', Esatto, che giusto? purtroppo non vengono valorizzate a sufficienza, e oggi ti porterò proprio alla grotta di San Marco, che è una cavità naturale formata da due ambienti, il cui secondo ambiente ci si arriva tramite un tunnel naturale Nella ricavato roccia, nella quindi insomma è roccia, anche abbastanza suggestiva la cosa. molto Ma poi suggestivo. che è a strapiombo sul. Esatto, che ci introduce in un secondo ambiente dove saremo proprio al di sopra delle gole del Salinello e potremo vedere anche in lontananza i ruderi del Castel Del Manfrino. Castello Manfrino. Lungo il Lungo percorso il incontreremo percorso anche. avremo la possibilità come di incontrare una sorgente dapprima, poi subito dopo un ottimo affaccio sulle grotte di Sant'Angelo, che è l'attrazione principale del nostro territorio, che era un luogo dedicato al culto di San Michele. San Michele, sì. E poi troveremo l'unica caciara del Fortrode, dove tu dirai che funzione aveva e come Certo, venisse certo, realizzata, e dopodiché il percorso si concluderà proprio alla grotta certo. di San Marco. Quindi sicuramente una bella escursione. Esatto. Quindi ragazzi, vi consiglio di seguire questo video perché, come avete sentito, sicuramente promette molto bene. E niente, noi ci incamminiamo, venite con noi, però prima la sigla. A fra un po'. A dopo. Allora, caro Marcello, come puoi vedere qui la presenza d'acqua indica che siamo molto vicini alla Alla sorgente sorgente? cui avevo accennato. Ok, ma è questa qui, no? Non è questa, credo che sia poco più avanti. Ok. Ok. Ah, eccola qui. Magari per mostrarla meglio. Ah, ok, passiamogli da dietro. Esatto. Purtroppo non si presenta benissimo perché l'acqua è un po' torbida, Ah, quindi però questa è la sorgente, diciamo. esatto. Vedi con delle goccioline che alimentano questo piccolo invaso. Sì. Quindi vedi, scendono da sopra, insomma, diciamo dalla Esatto. collina e alimentano questa pozza e poi dopo l'acqua penetra dentro Esatto, a e quanto scende pare la sopra. zona è piena di queste sorgenti. Sì, è una cosa sicuramente molto particolare. Quindi questa è la nostra prima tappa, Dario. Esatto. Adesso dobbiamo continuare lungo il sentiero in salita, vero? Per andare a raggiungere la caciara. A circa 20 minuti di cammino avremo un ottimo balcone che ci permetterà di affacciare sulle grotte di Sant'Angelo, che è Va bene. l'attrazione turistica principale della zona, perché era un luogo di culto ben conservato e niente. Quindi ci fermeremo anche lì e Sul poi sentiero principale che ci conducono alle gole del alle gole del Salinello. Salinello. Ho capito, va bene. Allora, E allora, pronto? vai. Si riparte, dai.
Ecco davanti a noi le grotte di Sant'Angelo. Purtroppo deturpate da una scala di ferro che conduce all'ingresso della grotta principale. Ecco, vediamo la parete. Certo che in effetti quella scala è proprio brutta, Daria. Eh sì. Quella copertura così in ferro è proprio brutta, anche perché sono amici davvero. Avrebbero potuto fare molto meglio, Molto magari meglio, di magari una legno. copertura in legno, anche perché lì possono cadere delle pietre, ma non certo dei massi. Esatto. Guardate le rocce come sono state. Sono stratificate, quella è una Esatto. stratificazione praticamente. Quello che sorprende è che sono quasi verticali, quindi sono state Sono quasi completamente verticali. traslate Sì, certo. dalla tectonic plaque, tipo dai, sì, dai movimenti endogeni, penso. Molto bello. Sì, è uno spettacolo Sì. effettivamente. Vedi? Va bene, anche quella dovrà essere una nostra meta, la grotta Sant'Angelo con Questa la metteremo in calendario. magari con le grotte vicine potrà essere la nostra meta, come dobbiamo andare sotto Esatto. alle colle del Saninello. Ma ci andremo a primavera, quando ci sarà l'acqua, potremo vedere anche la Esatto. cascata del Caccamo, giusto? Esatto. Ricordiamo che le grotte sono aperte il sabato e la domenica, a partire da maggio fino a settembre, per coloro che sono interessati a visitarle. Visitarle, certo. E io consiglio ovviamente la primavera, così il fiume è bello in piena, si può apprezzare molto meglio i giochi d'acqua e la cascata. Esatto. La cascata, si può andare a vedere la cascata del Caccamo, che comunque è una bella cascata. Allora ci rimettiamo Proseguiamo. in cammino verso la caciara del Monte Foltrone. Ok, dai, eccoci dunque, siamo arrivati alla caciara. Questa è la famosa caciara, quindi la seconda tappa della nostra gita di oggi. L'unica del Monte Foltrone. L'unica caciara del Monte Foltrone. Evidentemente in passato qui forse la zona era più prativa. Sì. E il bosco che vediamo oggi forse non c'era, perché altrimenti è un po' inusuale trovare una caciara In mezzo a un in bosco, mezzo a diciamo un che questa è una bosco. struttura tipica dei pastori, quindi dove ci sono i pascoli, Esatto. adibiti proprio ad Al usare. ricovero pastorale e magari Certo, anche alla certo. realizzazione. Allora, la caciara praticamente è una costruzione, come vediamo, a secco, non c'è malta, non c'è niente, usa la tecnica dei cerchi concentrici, quindi in pratica il cerchio inferiore sostiene il cerchio superiore fino ad arrivare su alla punta. Ma quale poteva essere lo scopo di questa struttura? C'è chi dice che il termine derivi dal termine latino casarius, quindi praticamente significava luogo dove fare il Adibito formaggio, a dove adibito a realizzazione, fare il esatto. formaggio. Però, per esempio, questa caciara è un po' piccolina, quindi forse non era indicata per questo. Forse potrebbe anche servire per protezione, diciamo, Esatto, sì. per Magari magari in montagna cambia spesso il tempo, quindi poteva servire anche qualora il per pastore fosse proteggersi. stato sorpreso da un temporale, magari era Aveva un pure un posto luogo dove di ripararsi, riparo, esatto. oppure anche per passare la notte, per dormire, perché non Esatto. ci scordiamo che non è che scendevano a valle, quindi rimanevano in montagna per giorni, quindi magari Esatto. dovevano dormire in qualche parte. Quindi sicuramente poteva essere una struttura adibita anche a questo. Quindi questa è l'unica che c'è qui su Monte Foltrone, quindi Esatto. nella parte della montagna di Campri, diciamo. Mentre nella parte della montagna dei fiori ne troviamo diverse. Ne troviamo almeno tre sulla pianura Esatto. del Tre Caciare e poi ce ne sono anche altre. Anche quella è un'escursione che dobbiamo fare, Dario. Sicuramente la metteremo La nella metteremo in in programma. programma. Va bene, allora questa era la nostra seconda tappa. Adesso non ci resta che andare a La raggiungere la grotta meta, Eremo quindi di andare all'eremo di San San Marco. Marco. Andiamo. Siamo quasi arrivati, adesso ci aspetta
una bella discesa per raggiungere l'eremo di San Marco. Ci stiamo sopra, Dario ci fa da guida. Parte della grotta eremo di San Marco, ma ciò che rende, diciamo, particolare questa grotta è il budello che si trova poco più avanti, di circa 20 metri, che ci introduce in un altro ambiente. Ok, quindi adesso lo andremo a fare. Lo andremo a percorrere, dove troveremo pure i segni della mano dell'uomo, con delle scanalature per raccogliere l'acqua per stillicidio e forse delle sorte di... dei ganci per chiudere. Esatto. Questa quindi è una grotta, delle che piccole cavità dove si probabilmente si compiccavano dei pali. Questa è una prima grotta, diciamo, esatto, che si trova qui. Provo a entrare sperando che la luce vabbè, è un po' scuro. Va bene, quindi questa è una grotta. Comunque abbastanza grande, sì, anche abbastanza alta. Beh, diciamo che l'ambiente principale forse era proprio questo. Sì. L'altro è suggestivo perché si trova proprio a strapiombo sulle gole. Spinello. Però non ci sono segni. No, qui di attività umana, diciamo, esatto, così. Sembra più una semplice grotta. Sì, anche se l'ambiente è molto più grande, sembra un semplice riparo. Sì, sembra un semplice riparo. Ok, adesso quindi andiamo a vedere la... Ci metteremo alla prova parziale. La grotta principale. Ok, quindi scendiamo il sentiero. Ah, oh, qua è uno spettacolo veramente. Quindi dobbiamo affrontare questo passaggio. Esatto, è un piccolo budello di circa 20-30 metri che ci introduce in un altro ambiente. In un altro ambiente. Lungo il percorso dovremmo trovare dei segni. Dei segni che testimoniano comunque che questa grotta era frequentata dall'uomo. Allora, uno potrebbe essere benissimo questa scanalatura che forse raccoglieva l'acqua. Sì. Ok. Poi ci dirigiamo poco più avanti, vediamo se siamo bravi a trovarli. Marcello, forse è il caso che... Ok ragazzi, mo le riprese le passiamo a Dario. Ok, aiutati con le mani. Sì, sicuramente. Perché se questo ramo non regge, volo. Ok. Ok. Allora, vediamo un po'. Intanto vi faccio vedere un po' del panorama. Queste praticamente sono le gole del Salinello. Il fiume è in secca. In secca. La parte destra quindi la montagna dei fiori. Qui sopra lì ci sono altre due grotte. La parte sinistra è il Monte Foltrone. Esatto. E quelle sono le gole, diciamo che è il punto più stretto, no? Dove le due, esatto, dove le due montagne suggestiva delle gole. Delle gole, dove le due montagne quasi si toccano. Si ok, andiamo a vedere. Allora, ci dobbiamo arrampicare qui, ripassiamo la telecamera a Dario. Guardate qui. Ok. Questo funicolo è veramente molto molto suggestivo, di dire. Esatto, e qui è l'altro ambiente cui vi dicevo. Questo è l'eremo in sé per sé, diciamo. Esatto. L'eremo principale. Beh, il percorso è tranquillo, certo, si fa con un po' di attenzione, livello medio. Qui lascia pensare che forse ci fosse qualcosa che sì, certo, chiudesse questo piccolo riparo. Uno, due e tre. Forse potrebbe essere l'appoggio, esatto, per dei tronchi, magari, non so, esatto, se di qua. Un altro pure di qua. Vedi, lì ce n'è un altro, quindi poteva essere l'appoggio per qualcosa. Per, sembra che ci sia pure per, un altro qui. Per riparare. Ecco, qui si vede lì c'è il quadrato. Sì, sì, sì. Lì si vede chiaramente che è stato fatto dall'uomo. Esatto. Ah, da qui si vedono anche i ruderi del Castel Manfrino, perché ci siamo... Ah, fammi vedere. Vieni qua più a destra.
Ah, sì, eccolo su in alto. Aspettate che provo a zoomare un po', se me lo fa fare. Sì. Vabbè, si distingue su in alto, sulla sinistra, i ruderi del castello, eccolo lì. Guarda un po' il budello da qua, che forse è la È parte ancora più più bella. suggestivo. Questo praticamente è il budello d'ingresso. Beh, sicuramente è un posto molto molto suggestivo, insomma, se uno voleva stare in solitudine a riflettere, a contatto con la natura, qui è il posto migliore. A strapiombo sul fiume Salinello, sulle gole del Salinello. Poi non dovrei sbagliarmi. Allora, sulla parte opposta, quindi nell'altra parete, Ci dovrebbe essere un altro c'è eremo. Mi... l'eremo di Santa Maria Scalana, che purtroppo è sconsigliato perché è alquanto pericoloso, Da e forse qua si non si vede? può vedere da qui. Dovrebbe essere, vedi quei muri a secco lì? Esatto, Sì, quel muro. Ah, sì, si sarebbe la vede, grotta sopra. eccolo lì, si vede il muro a secco lì, tipo quello delle caciare, quindi Esatto, l'eremo dovrebbe essere quello sopra. esatto. In pratica, Quindi potete aspettate che... vedere quanto sia impegnativo arrivarci. Eh sì, certo, È un po' fighi, indubbiamente. no? Eccolo qua sotto. Aspetta che gli faccio vedere. Ecco, questo praticamente, vedete qua sotto c'è il muro a pietra, quindi questo è un altro eremo. Per arrivarci, il sentiero passa... Sì, dalle gole del Ah, dalle gole del Salinello. Sainello si sale lungo quel sentiero E lì, poi purtroppo diventa sempre molto più però impervio dopo diventa sempre molto e... più, sì, impervio salire su. Eh sì, perché lì si inoltra in mezzo al bosco e poi lì, insomma, c'è quella parete, non è che c'è Esatto. un bel sentiero che sale. Va bene, quindi questa dunque era L'eremo Grotta di San Marco. l'eremo Grotta di San Marco, è la tappa finale della nostra prima avventura di oggi. Abbiamo visto una sorgente, abbiamo visto la caciara, che è L'unica l'ultima, del Monte Foltrone. l'unica caciara del Monte Foltrone. E ecco qui anche l'eremo di San Marco. Va bene, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video. Se volete avere maggiori notizie su questo percorso, se avete intenzione di venire qui a fare magari una camminata, contattatemi per email sotto nelle email che vi lascio, fototrappolereview@gmail.com, e magari vi potrò dare qualche indicazione in più. Adesso noi ci avviamo a rientrare, vi lascio con queste splendide immagini e al prossimo video, alla prossima escursione. Un saluto da Marcello e al prossimo video. Ciao! Ciao!